Ornella Fazzina, curatrice della mostra, che poi è, diciamo, anticipatrice di quest'opera donata alla città. Dicevamo freedom, libertà, anche se il maestro Pirruccio ha rappresentato la libertà come anelli concatenati, un po' antitetico. No, il linguaggio contemporaneo è un linguaggio che ovviamente va in un certo senso decodificato. E quindi l'opera, una grande scultura in ferro, come quasi tutte le sculture, le grandi installazioni che fanno parte di questa grande mostra, perché è una mostra appunto a traversamenti che si snoda nelle tre città UNESCO, quindi è iniziata con Palazzo Lacreide per arrivare a Siracusa e poi spostarsi fino al 30 settembre a Noto, e rappresenta quello che è il pensiero dell'artista. L'artista lavora su logiche matematiche, geometriche, molto, come dire, in un certo senso molto rigide, ma allo stesso tempo la sequenza di forme, in un certo senso circolari, non fanno altro proprio che rappresentare questo bisogno, questa anelito di libertà al quale tutti quanti aspiriamo, per cui una gabbia sociale in un certo senso che ci stringe diventa poi, attraverso la sublimazione del linguaggio artistico, diventa la liberazione appunto dell'espressione umana. Questo è quello che vuole rappresentare Vincent Pirruccio, quindi, in questa sua mostra che è composta da una ventina proprio di grandi installazioni. E ci tengo a precisare che l'artista Pirruccio è un artista che viene da una formazione degli anni 70, una formazione che guarda molto alla minimal art, che guarda in questo caso alla public art, perché è un'opera donata alla città di Siracusa e quindi può essere ammirata da tutti, un'operazione molto importante alla quale dovremmo guardare con più attenzione, perché la bellezza dell'arte nelle città, nei centri storici, non è altro che un valore aggiunto a quello che già è l'inestimabile patrimonio storico-artistico che ci circonda. Ricordiamo l'appuntamento appunto ai siracusani, la mostra dove si svolge, per quanto tempo? La mostra attualmente si trova a Noto, è stata qui fino al 30 di giugno, dal 1 luglio al 30 settembre, si trova appunto snodata, disseminata nel centro storico di Noto e nei bassi di Palazzo Ducezio, perché all'interno di questi bassi ci sarà una mostra nella mostra, una mostra di piccole sculture, una mostra di fotografia del fotografo Nunzio Bruno, per cui tre mostre in contemporanea, per un evento organico e per un evento che è stato veramente importante per quanto riguarda la valorizzazione dell'arte nei centri storici delle nostre città.